La canestrella! Bella pubblicazione del centello, bestia! Sera, bestia. Io sarà signorina, l'ho già vista un video su YouTube. Scusa? Porta Venezia. Porta Venezia? Porta Venezia è di là. Saranno 15 minuti a piedi. A piedi? Sì. Figurati. Volevo sapere come ci arrivava a Porta Venezia. Sì, no, con tutti i cristiani che stavano. Io pensavo che a tutto punto se ci vuole. Sì, ciao. Vai, bici d'addosso. Madonna, e lui anche. Anche lui. Sì, domenica. Madonna. Gli spaghetti all'angil. Che cazzo sono? Non ci conosco. Che figlio. Hai visto che dava? E che cazzo avevi dentro? Sì. Non c'è dentro un cazzo! Non hai niente? No! Ah, meno male! Però è quello, ma... No, raga. Allora, praticamente è venuto uno a chiedere cose. E non trova più lo zaino, no? Non trova più lo zaino. Praticamente si è avvicinato uno, che è quello, e a chiedere informazioni, avete sentito, e secondo me rubano cose in giro. Ah, lui è andato a cercare, a vedere di qua, ecco. Sta parlando, raga. Vi giuro, impazzisco. Però quello ci ha chiesto a noi informazioni e un altro gli avrà rubato lo zaino. Di lui ora sta parlando con quello che gli ha chiesto informazioni. Questa cosa geniale. Vado, io voglio che fa una botte, raga, ve lo giuro. Allora, ragazzi, secondo me fanno mazzate. No, sono pazzi, ragazzi, comunque. Sono, secondo me, fuori di testa. Quindi io spero che non ci sia niente nello zaino, perché tanto non credo che glielo usciranno mai. Raga, tornate indietro nella live. Tornate indietro nella live a quando questo coglione ha chiesto dove porta Venezia e mandatevi la clip. Per favore. Te lo do io il problema adesso, non ti preoccupare. No, no problema, carino. Esci, no problema. Faccio vedere io se non c'è un problema. Basta che. Non sa sa, in questura, in polizia. Sono cazzi tuoi. Sono cazzi tuoi. Documenti. Adesso ci andiamo. Io non mi faccio pigliare per i guai che non sono mica scemo, Live. Tutto live ora, sta. Tanto adesso ti metto a posto, non ti preoccupare. Non lo farà andare. Adesso andiamo, aspetta un attimo. Aspetta un attimo, che la polizia non ti fa quello che ti faccio io. Esce un problema, carino. Tomorrow in Frank Lynch. Ah, qua c'è una clip, vedi? Questo link, non lo farà andare però, non lo farà andare via. Mandamelo su WhatsApp! In Sveimar, Sveimar. Ma vedi? Porta Venezia! Adesso, aspetta un attimo, eccola qua. Aspetta un secondo. Vedi quello che stava dietro con la manetta rossa?
Aspetta un secondo. Andrà qua. Allora. Ho già visto un video su YouTube. Aspetta un attimo. Ah, eccolo qua. No, era amico suo. Ma se n'è andato. L'abbiamo visto dalla clip, raga. Era un amico suo con la manetta bianca. Dal telefono. Solo che gli amici sono dileguati di questo praticamente. Allora lui era con degli amici e ci ha chiesto informazioni, ok? E poi l'amico da dietro gli ha rubato lo zaino. Solo che gli amici sono dileguati perché qua fanno così ed è rimasto lui, capito, quello che ha chiesto l'informazione. Tutto qua. Aspetta che vi inquadro, vi faccio vedere tutto il... Cioè Ercole derubato, ragazzi, derubato in Duomo. Che porta alla polizia il tipo. Questa è la live di oggi. Cioè, non pensavo girasse così, ma questa è la live di oggi. Anche al Duomo proprio, mi hanno rubato lo zaino e sono qua con il socio di quello che me l'ha rubato. Perché poi mentre sto chiedeva dove era Porta Venezia, io non guardavo neanche lo schermo, se no l'avrei anche visto. Ma non mi devi dire un cazzo, non mi pigliare per il culo. Guarda che io sono nato vivo qua, non mi puoi pigliare per il culo, zio. Dai, ho detto, chiama il tuo amico, fammi ridare lo zaino. E vai, finiva là. Oh. Eh sì, perché non l'hai preso tu, l'ha preso l'amico tuo. 2000 years later. Qua. Vabbè, mo devo togliere? No, basta che vai 10 metri più là sotto. Vabbè, parlo io. Dunque, allora, loro stanno parlando con la polizia, vedete? Non posso farvi ascoltare ciò che stanno dicendo, perché non si può, però è arrivata la polizia. Speriamo se lo portano. Ecco, ora lui sta facendo vedere il video, tipo Temptation Island, ho un video per te. Questa è la puntata di Temptation Island. Ecco, c'è anche un'altra... cosa dei carabinieri, è praticamente come Temptation Island. Lui ha detto, ecco, c'è un video, non lo riprende la polizia, c'è un video per te. Poi c'è una persona che sta dormendo, che secondo me c'entra con questi, perché comunque prima stava dall'altra parte. C'è una terza volante della polizia, sono tre con Ercole, a cui Ercole sta dicendo, ho un video per voi, geniale, sembra una puntata di Temptation Island, vedo. Non so, non conosco bene le regole di Twitch e stanno parlando con la polizia. Ah, manette, raga, manette, ragazzi, volano manette, ragazzi, lo stanno portando. No, ragazzi, no, questa è follia, sì. E tutti questa fine devono fare, perché ragazzi, non si ruba a nessuno, né ai ricchi, né ai poveri, né a nessuno, non c'è distinzione. Non si ruba. E spero che questa dia una lezione a tutti, ragazzi, se lo sono preso in manette, lo sto mettendo in macchina. Io che devo fare? Però spegni sta Mi servono anche i tuoi dati. Ah, ok. Niente, raga. Vado. Porca miseria. Niente, raga, vado nella tana del lupo. E ci vediamo, vi rimando la live tra poco. Cioè io sto per entrare in una macchina della polizia. Ma ti rendi conto?